la gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Irene e oggi ci troviamo finalmente in un nuovo video sul mio canale. Oggi ragazzi è martedì e come appunto sapete c'è il video giornaliero. Il problema principale però è che stando chiuso in casa io sto iniziando a finire le idee. Non so più che cosa portare, non so più in realtà come far diventare video diversi tra di loro, perché mi sono scocciata anch'io di fare video seduta qui in camera mia, dove parlo sì ok di cose diverse ma dove lo sfondo è comunque praticamente sempre lo stesso. Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Ehi, se sei nuovo e non vuoi perderti nessun video, iscriviti al canale e attiva la campanellina per restare sempre aggiornato per i prossimi video. Comunque, qua dietro c'è un casino esagerato e la pagina del mio canale è aperto perché ho appena finito la video lezione. In realtà erano due video lezioni e quindi devo un attimo posare il microfono, posare tutte le altre cose che ci sono qua in mezzo e niente, sistemare tutto praticamente. Non so se ci sia ancora qualcuno che non sta facendo le video lezioni, ma comunque io ho iniziato praticamente ieri mattina, quindi lunedì, e già non ce la faccio più. Stamattina la mia attenzione è stata per 10 minuti massimo, poi ho fatto tutt'altro, tipo andare in bagno, andare a bere, andare a fare il caffè, prendere il caffè, uscire di nuovo, fare un TikTok addirittura. Sì, ho pubblicato un TikTok, trovate il link qua sotto nel mio canale praticamente, e ho fatto di tutto tranne che seguire, perché principalmente io non riesco a stare attenta quando ho tutto questo materiale davanti. Quindi ho il telefono che posso usare quanto voglio, il computer con il quale posso fare tutto quello che mi pare, eccetera. Non so se anche per voi è così, ma ragazzi, penso che queste video lezioni non funzionino. Per non parlare poi del fatto dei professori che non sanno usare i computer o di quelli che non hanno manco la connessione. Voi adesso vedete qua tutto sistemato, ma in realtà se faccio così vedete il letto disfatto di mia sorella, perché giustamente non è che le video lezioni iniziano alle 10 o più tardi, tanto siamo chiusi in casa, no, le devono iniziare alle 9 di mattina e quindi neanche il tempo di alzarti. Comunque questo sta diventando un video sfogo, in realtà non voleva esserlo, voleva essere un video tutt'altro che sfogo, però va bene, lasciamo stare, magari potrebbe anche essere divertente. Io e questo strano individuo qua, anche chiamato mia sorella, in estate abbiamo fatto un video in cui rispondevamo alle vostre domande e ho visto che quel video vi è piaciuto, quindi se avete altre domande con l'hashtag AskIri qua sotto scrivetele e magari faremo un altro video insieme, perché no? Sì, sarebbe bello. È diventata muta. Non sputo due secondi, parlo e taglio un attimo in orecchio, quando gli dico qualcosa no, lei è muta, va bene. Ciao. Quindi appunto in questo video vi volevo chiedere di darmi altre idee per video, magari qualcosa di interessante che vorreste vedere voi fatto in casa. In realtà le idee ci sono pure, ma appunto non voglio fare sempre gli stessi video chiusa in camera, quindi... Ma ti divertono i miei video? Ti divertono? Cazzo rido. Approfitto di essere qui per fare un caro saluto a tutti gli argomenti che avrei da studiare ma che non studierò. Comunque qualcosa di positivo in tutta questa quarantena l'ho fatto, poi vedrete in futuro, ma un'altra cosa positivissima che ho fatto è stato mettere tutti i vestiti che non mettevo più e togliere da mezzo quelli che non mandavano, che non mi piacevano, eccetera. Quindi praticamente il mio guardaroba sta diventando minimal perché ho praticamente buttato via di tutto. Comunque per l'appunto è martedì mattina, sono esattamente le 11:15 e oggi alle 16 esce questo video, quindi adesso lo devo caricare sul computer tutti i file, editare, mettere la musica, mettere gli effetti green screen e tutto il resto. Però direi che non ci vuole troppo. Comunque vi volevo ringraziare perché il video che è uscito settimana scorsa, ovvero quello sul bot Telegram, ha fatto 300 visualizzazioni e vi è piaciuto tantissimo, quindi niente, probabilmente ci sarà presto un nuovo episodio dei bot Telegram. Comunque presto probabilmente porterò anche un nuovo episodio di Diario di un maturando disperato, perché ci sono state comunque delle novità abbastanza importanti per questa maturità e quindi credo che ci farò poi un video. Intanto però, come vi ho detto poco fa, se avete delle idee o se avete dei video da consigliarmi di registrare, insomma, in particolare, scrivetelo qua sotto nei commenti, che ovviamente sarò ben che felice di portarveli e di registrare magari qualcosa che possa piacere anche a voi e che appunto mi abbiate richiesto. Infatti il video ask penso che possa essere anche un'idea carina se avete delle domande da fare sia per me sia per mia sorella o se avete delle curiosità, insomma, su entrambe.
Intanto, ragazzi, stiamo anche continuando a crescere di iscritti, di visualizzazioni, e non posso che essere felice di questa cosa. E soprattutto, una volta che sarà finita questa quarantena, avrò una bella sorpresa per voi. Però poi ne parleremo in futuro. Quindi niente, ragazzi, io direi che tolgo tutto questo casino da mezzo prima che ritorni mia mamma e mi linci malissimo. E noi ci vediamo venerdì alle 16 con un prossimo video. Io lo so che questo è stato un video molto molto breve, ma mi dovete scusare, perché appunto io voglio fare altro, non ce la faccio più a fare video chiuso qua dentro, anche perché sì, le idee ci sono, ma mi esaurisco e i video non escono come vorrei. Quindi niente, noi ci vediamo prossimamente con un prossimo video, sempre qua sul canale. Bella!